Devo ancora fare la valigia! No, la valigia no! La brianzola va in sbattimento per la preparazione della valigia. Il solo pensiero di doverla fare è uno stress non indifferente. Cosa mettere? Cosa non mettere? Fare i bucati? Stendere? Asciugare? Mettere da parte ciò che devi portare via? E indossare qualche schifezza che invece lascerai qui? Devo ancora fare la valigia! È la frase che ripete nei giorni che precedono questo momento. La faccio l'ultimo giorno? No, forse è meglio se la faccio prima. Forse è meglio se inizio oggi. E allora inizia a sparpagliare vestiti in casa e in camera, così per potersi dire: intanto ho iniziato, un passo avanti. E figuriamoci se deve prepararla ai figli o al marito. Giorni di altissima tensione, come prima di Natale, siamo su quei livelli. Nervosa e irascibile come nei migliori momenti di Vittorio Sgarbi. E se le chiedi di fare qualcosa, io devo ancora fare la valigia! E quindi partire è un po' come morire. Deve averla detta una brianzola prima e durante la preparazione della valigia. E a volte pensa: ma non potevo starmene a casa mia bella tranquilla?